E in questo video andiamo a vedere come assemblare nel modo più semplice e veloce possibile una lock enclosure per la tua stampante 3D. Ciao, io sono Edoardo e benvenuto nel mio canale. E se questa è la tua prima volta qui e vuoi ottenere il massimo della tua stampante 3D, inizia ora iscrivendoti al canale e attivando la campanella, così rimarrai aggiornato. Per la creazione di questa enclosure per la tua stampante 3D avrai bisogno di due tavolini LAC prodotti da IKEA, acquistabili tramite Amazon, lascio il link in descrizione, e quattro supporti da stampare che serviranno per impilare un tavolino sull'altro e inoltre aiuteranno anche ad aumentare l'altezza al di sotto di un tavolino nel caso in cui la tua stampante sia più alta di questo. E senza perdere altro tempo andiamo subito a vedere l'installazione. Per iniziare dovrei rimuovere tutte e quattro le gambe del tavolino LAC svitandole. Per inserire il supporto stampato, controlla il verso e assicurati di allineare i due fori, quello del modello e quello del tavolino. Il modello è stato stampato con infill al 30% e per la mia Anet ho scelto quello alto 10 cm. Una volta in posizione, avvita la gamba centrando il foro. Ti consiglio inoltre di controllare il livello della gamba quando la inserisci. Avvitando su legno potresti deviare il foro iniziale e se questo accade avrai un tavolino non stabile. Una volta fatta l'ultima torsione, assicurati della solidità dell'installazione. Ed ecco quindi il risultato una volta fatta la procedura su tutti e quattro gli angoli. Successivamente appoggia la stampante sopra il tavolino. Prendi il secondo LAC e inseriscilo centrando le gambe negli spazi dedicati dei supporti. Può capitare che qualche gamba non si inserisca correttamente. Controllale tutte quante e, se necessario, spostale manualmente per una corretta installazione. Ed ecco il risultato finale, semplice, no? Potrai anche sfruttare il lato superiore per appoggiarci utensili o altro. Nel mio caso ho stampato dei portabobina minimali per il rilascio del filamento. Ovviamente online troverai tante altre guide o modelli per creare enclosure di questo tipo. Io ho scelto questo perché è la più veloce e la più pratica, ma ovviamente ce ne sono altre di più elaborate che permettono l'installazione anche di luci, di ante in vetro per la sigillazione della stampa se si vanno a stampare materiali che necessitano di essere chiuse per via delle emissioni di fumi oppure sensibili alla ventilazione, altre che permettono di installare l'alimentatore posto nel tavolo inferiore dell'enclosure. Insomma, ci sono tante altre variazioni che è possibile installare anche in seguito seguendo questa guida qui. Fammi sapere quindi nei commenti che cosa ne pensi di questa LAC enclosure. Qua in alto trovi la mia playlist dedicata alla stampa 3D, più sotto un altro video del mio canale. Noi ci vediamo alla prossima, stammi bene!